Comunque, come dicevo, come stavo dicendo, come sto dicendo ultimamente in questi episodi, niente, alla fine non è stata questa la vittima, ma è stata un'altra vittima. Ah, sì, perché avevo preso. No, avevo preso un cazzo. Non avevo preso un cazzo, perché solo sto qua. Ah, perché se mi sbaglio, già l'ho inserito, dicevo, dovevo recuperare questi artefatti. E poi mi ricordo c'era pure un segreto che non ho potuto recuperare perché ho salvato qui al finale. Quindi. Esattamente lì. Lì ci sono già andato. E qui poi scendendo si dovrebbe essere. Ci dovrebbe essere in teoria. Una cosa da inserire cose, diciamo. Qua vicino mi sembra. No. No. Scusa, dove? Madonna mia. Ma che è? Ma questo? Ah, guarda dove sono venuto. Se credo mi sembra che già l'avevo preso. Sì, già l'avevo preso. Qui mi ricordo che ho esplorato, non c'era niente. Scusa, allora io mi ricordo che dovevo recuperare delle cose. Non sto capendo niente, mi sono scordato. Cazzo è andato. Ah, qui dove metti i simboli? Ho preso tempo. Dove cazzo? Indietro. No, mi ricordo che era squadra se sto spando indietro. Oggi no. Grazie per i fatti di mi hai fatto veramente un favore.
Rashid. Metti in posizione tattica tattica e per questo il famoso cioè quindi devo tornare indietro normalmente, non devo andare per sta strada. Io partito a scaricare e non lo salto. Buono, eh.
Ok, ho preso quindi tutti gli artefatti, in teoria dovrei aprire finalmente questo. Questa specie di porta. Non so cosa bisogna definirlo, non lo so. Menti, non so cosa sia. Cioè, se non è una porta, cazzo. Bradimi, ragazzi, non lo so davvero. Per cento che c'era il segretino. Si mettono strada. Ok, segreto saltato. Bello, ci sono anche i filmati. Cioè, Tomb Raider 3 privo di filmati, guarda. Questo mi sta facendo un po'. Sembra più umano. Io, Semergate, sacerdote di Horus, metto Metto in in guardia guardia chiunque chiunque. rimuoverà l'amuleto che imprigiona lo spirito di Set, colui che banchettò con gli sciacalli all'alba dell'uomo, tornerà così a profanare la terra. Io sto amando di più sto gioco, guarda la grafica. Infatti è tra quelli che c'è la grafica migliore, tra l'altro. Spizioso. Sottocorpo nella tomba per schiattare. Set, signore del male, sarà nuovamente libero al volgere di un millennio lontano, accompagnato da calamità e pestilenza. E l'intero raccolto appassirà sotto un cielo infuocato. Oddio, sarà sempre. Ecco tornare il mio caro compagno. L'amuleto, donna! Una volta evocato, che i cieli si aprono dinanzi allo splendore del Dio del Sole Horus, colui che saprà esiliare il Signore delle Terre. Io non lo farei. Ma perché no?
Cos'è il primo boss? Non è il primo boss. Io che giustamente questi, cioè, a me fa ridere che Tomb Raider 3 invece ogni volta che finivi il livello ti faceva salvare, mi sembra, anche l'uno. Questo invece no. E mi sembra manco il 2 ti faceva salvare. Questo. Figli di puttana, però. Non mi dire che devo guidare. Perché se è così me la lasci fare io. Cazzo di una chiave. Cazzo di chiave, scusa. Chiave di accensione, quindi devo, suppongo di guidare la macchina. Io direi di fare save per non risconfiggere tutti. Poi ti rimettono bene i segreti. Impossibile che non è un segreto. Che cazzo sta dicendo? Boh. Sembra strano che sono tutte buio. Spiace per quello che ho dimenticato. Top. Sempre save, sempre save. Save la volontà. Devo sfogare tutte le rotte di Tomb Raider 3. Bellissimo.
Ma che ecco? Ah, ma qua da dove? Pezzi di merda. Mi hanno rimasto anche di yield. Grandissimi pezzi di casa. Ma forse qua si può scendere. Scorciatoia per farli fuori da dietro. Mamma mia, grande Matex. Giustamente, mamma mia, vorranno fare le cose realistiche, no? Quindi qua dietro non c'è niente. Vorranno fare le cose realistiche, giustamente. Mica di Simius. Cazzo, ho fatto usato la rediga. Quindi non ho controllato. Io non c'è niente, sembra che non ci sia un ca. Scusa, in Inghilterra non sta. Sembrano fare le cose realistiche, mettevano anche il manubrio nel trovato. Ma qual è il cazzo è il senso? Perché fanno tutte queste cose? Cioè che poi non c'è neanche un minuscolo segretucciolo. Guardate che un cazzo di segreto, mannaggia, hanno voi, mannaggia. Ah, c'era pure. Ma che cazzo? Qua trolling, eh. Però è bellissimo il 4. Il 4 lo sto adorando, lo stimo. Posso dire che veramente mi piace il 4 e mi sta piacendo Buzz, è il mio preferito, cioè poi vedrò il 5, però per il momento sono il primo e il 4 è il mio preferito. Un pezzo di merda, lo butto tutto. Pezzo io non so cosa.
Ma non mi è rimasto niente. Cazzo di merda. Cosa cazzo è qui? Benissimo, cioè ci sono quelle cose da solo. Il problema è arrivarci. Però non vedo. Mi ricordo il 3 sto scenario. Perché me la sono fatta da sola. Quindi mo è un problema se voglio tornare indietro, giusto? Beh, salvo, fortunatamente. Fortunatamente. Ho capito bene come si mette la retromarcia. Vizioso. Via. Mamma mia, assurdo. Ah, perché posso tornare sopra? Madonna mia, posso tornare da sopra, indietro. Madonna. Però hanno i problemi di Tomb Raider, se uno va di fretta è veramente grave, cioè.
Non ha senso, scusa. Scusa, perché mettere queste cose qui e poi non mi fanno entrare? È brutto così però. Secondo me si può accedere. Tutto così perché cioè, io pensavo che magari ci fosse qualche segreto, qualcosa. Mi si vicina di la sì, vedi. No, però no, basta, mi sono rotto le palle. Ancora i segreti, può essere. Io stavo pensando di raffare tutto questo tempo fa che probabilmente c'è tipo. Non so, un. Fine gioco, dato che il menu iniziale si. Cioè, si divide in nuova partita, carica partita, e mi sembra opzioni, ma manco quello, non mi sbaglio. Pensato, probabilmente ci sarebbe un'opzione che mi fa selezionare i livelli e me li fa riprendere i segreti, boh. Ancora intanto, cioè, cazzo. Stavo andando a ritrovarci, bellissimo, perché c'è pure R, cazzo. Ah, ma questa parte di prima che stavo cercando di salire. Vado a prendere un attimo sperando che non ci siano altri stronzi. Thank you.
Dammi ora il kit, stronzo. Ti prego, che mi sto a mangiare tutti i segreti, nel senso che sto mancando tutto. Vabbè. Ma perché fanno questo? Non riesco a capire niente. Tanto qua quindi non posso proseguire di certo, quindi. Mostro senza prendere neanche un secondo. E secondo lo sto mangiando, sto cielo. Oddio. Ah, devo parcheggiare qui, parcheggio qui, non ci sono problemi. Faccio parcheggiatore abusivo, non c'è. Quetone! Fanno mettere un tasto sulla play R3, L3 o qualche altro tasto, cazzo. Start select, così se lo vuoi insieme, forse pure che si fa. Non lo so, provo un attimo. No, non succede niente. Munizioni speciali, questa me la tengo caricare. Kit, perché sanno che mi hanno sparato appresso, mi hanno combinato una merda. Magari no, è impossibile che hanno fatto questo, non posso arrampicarmi, aspetta un secondo. Sì, vabbè. Ma di munizioni difficili ce l'ho perché mi sa che sto aspettando un botto. 62 ancora. Pensavo di aver parcheggiato qua bene la macchina, ma non mi ha trollato il grande trolling di quel cazzo. Poi ci sta qualcuno in realtà lì.
Mamma mia, che bastardi. Cosa ho visto lì? Ah, forse ecco perché hanno fatto sto ripiano. I danni da caduta sono migliorati intanto, cioè non perché l'ho potenziato io, ho semplicemente fatto forse che il 4. Secondo me posso salire solo a questa impalcatura. Pezzo di merda. Già che c'è la corda, evidentemente ho fatto bene a lasciare il cazzo in bocchio. No, non si arrampica. Non c'è mica che faccio se puttanate, cioè immagino se c'era tipo un buco che mi portava giù, mamma mia.
anch'io. Ah, giustamente non posso perché devo attivare il cancello per forza, giusto. Quanta gente avrà salvato in questo preciso punto? Secondo me tutti quelli che ci hanno giocato, tranne i pro. Sono sicuro. È un fatto di dato. È un fatto di dato, non un dato di fatto. Che cazzo mi sa? Wow, bellissimo! Il 4 mi c'è niente da fare. Ma che cazzo è successo? Cioè mi hanno buttato una bomba, poi una cosa spinata. Ah, cab. Ma che cazzo? Boh. Un coso strano. Ma è troppo bello comunque Tomb Raider 4, mi piace tantissimo. Bello, è tizio, zio. Allora, così, poi. Ok, la bomba. Ok, ci sono in culo. Ci sono in culo. Ok,
li dovrei ricaricare. No! No, 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 no! Mamma mia! Mamma mia! Rig assurdo! Aspetta, questo adesso. Aspetta, Tomby Raiders, io ho visto qualcosa. Potrebbe essere un probabile segreto, cazzarola. Aspetta che... Vaffanculo. Si può fare proprio niente. Oh, cazzarola. Per fortuna che qui veramente si possono... Cioè, puoi salvare quando cazzo dici tu. Cioè... È un miracolo che esistano questi salvataggi, però purtroppo sono lenti, quindi sono anche rompipalle da fare, quindi è frustrante la storia. Però alla fine, dai, si può fare. Devo capire come funziona, devo saltare di lato, cioè salto di dritto e poi mi giro leggermente. Ok, ok. Oddio, ma cos'è? Segreto? No, mi prendi per il culo allora. Cioè, se stai prendendo per il culo. Ma è pesante pure, tra l'altro. Ma chi è sta puttanata? Oddio, ma... Ma dove c'è il pezzo di merda? Mi sono tagliato tutta sta strada, mamma mia, che cazzo di senso c'ha? Ma no, non mi dire qua torni indietro. Ma che cazzo sto combinando? Aiuto. A me però c'è un problema di base, perché non riesco a tornare più alla macchina. Una volta che intraprendi quella cazzo di strada dovresti fare a piedi, sì. Effettivamente così è. Vabbè, vai, 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 senza furgone, vai, vai. Siamo best, noi usiamo le gambe. Cioè, questo non credo è andato qui. Ma io perché sono tornato indietro, scusa? Non riesco a capire. Cioè, devo tornare indietro. Che cazzo di merda è? Mamma, è tutta colpa di un punto di merda che pensavo che era pure utile, tra l'altro. Piruccia, what the ass?
po' bello. La signorina Croft si è presa ciocco di voi? La lasciate scappare così? L'amuleto. Herr von Kroy parla di un sacerdote. Semerket. Semerket. Troppo, troppo, troppo bello. Il 4 lo sto adorando ogni tot, ogni minuto che sto giocando. Vedete, questa è la vita. Oggi, Lara. Jean-Yves, mio fedele amico. Temo che non si tratti di una visita di cortesia. A meno che tu non voglia che von Kroy ci rovini la festa. Von Kroy? Credo che stesse cercando questo. L'amuleto di Horus. Un artefatto che si credeva leggenda. E così hai profanato la tomba di Set. Non credo sia stata una grande idea. Traducendo dall'ebraico, colui che rimuoverà l'amuleto libererà nuovamente il potere oscuro di Set. E Set avrebbe detto: io sono l'ombra che oscurerà il sole. Io, portatore di tormento e di malattia, scatenerò la mia eterna ira consumatrice su tutte le terre. Il potere di evocare il dio del sole Horus, l'unico in grado di opporsi alla furia di Set, sarà rivelato al solo possessore dell'amuleto all'interno del tempio di Semerket, a Karnak. La cerimonia raggiunge il culmine mentre l'armatura di Horus evoca il dio del sole. L'armatura di Horus. Nel mio centro di scavo di Alessandria, i miei uomini parlano con un certo timore di... Anche von Kroy deve essere alla sua ricerca. Solo qualcuno completamente ignaro delle profezie avrebbe disturbato una simile entità del male. Sì, liberare lo spirito di Set. Ma come avresti potuto immaginarlo, mia cara? È giunto il momento di rimettere le cose a posto e di togliermi una spina dal fianco. Quindi dobbiamo picchiare questo Funkoid. Funko Pop. Ma come cazzo è possibile che sono ritornato qua? Non ha senso. Cuidado.
Però dato che non voglio confondermi le idee, io direi che io salvo qui a sto punto. E poi la prossima volta esploro tutte queste aree. Sono 1, 2, 3 e 4. Vabbè, una porta sopra. Magari un segreto. Ah no, questo non portava da nessuna parte, quindi... Strano. Vabbè, allora... Solo questo qua è centrale, in un certo senso. Ma perché sali sopra qua? Che segretone che sta là. E ci sto a capire tante cose. Allora, vado.
Ho capito dove mi trovo, però quello per esserci. Buonasera, bro. No, fra, che non riesco a capire. Io ho detto, stavo dicendo, stavo per sicurezza perché non sto capendo un cazzo. Cioè, fra, esplicitamente sta succedendo che stavo cercando di prendere. Però mi sono girato. No, non ti preoccupare, bro. No, io mo mi sono girato. Perché stavo guardando il computer. Comunque, bro, dimo, sta succedendo che volevo prendere. Provo a prendere un segreto che sta lì, solo che. Cioè, ci sono tante di quelle strade, bro, che non sai dove andare effettivamente. È un cazzo di casino, sincero. Cioè, sto uscendo pazzo. Come al solito. Che sto gioco di farci pazzi. Dolci, no? Però che, allora, da là sono venuto, da là è un'altra strada, no? Sì. Qua ti porta sul tetto, però sul tetto non c'è niente, perfetto, ok. Aspetta un secondo. Sì, ma come cazzo ci arrivo lì? Se sto scemo. Allora, se si porta sul tetto non porta da nessuna parte, direi che. No, bro, questo è il quarto Tomb Raider, che sinceramente mi sta. Cioè, mi piace molto, molto, molto di più rispetto ad un Tomb Raider, o Tomb Raider 2 o Tomb Raider 3, insomma. Per i momenti miei preferiti ho fatto, ho messo un verso stranissimo e. Per il momento sono due Tomb Raider che mi piacciono su due. Sì, su due, due su due, perché ne ho giocati quattro, questo è il quarto. Che cazzo sto combinando? Ma veramente faccio? Ma sto veramente. Ma mi riprendo? No, non mi riprendo. E praticamente niente, come sto di. Mi sono piaciuti Tomb Raider 4, cioè questo qua, e mi sono piaciuti anche. E mi è piaciuto anche Tomb Raider. Il primo Tomb Raider. Comunque sì, questi sono i primi 5 capitoli per PlayStation 1. E si può notare dalla grafica. Ah, mi hai giocato. Fra, il fatto sai qual è? Che secondo me tu ti sei schivato le bestemmie. Perché io una volta stavo lanciando il joystick fuori al balcone. Solo che non l'ho potuto fare perché era pure tardi. E qui dopo succedeva un casino, insomma. Ho dentro lo schermo fuori al balcone, solo che non l'ho potuto fare entrambe le cose, anche perché io ho solo questo monitor e se si distrugge. Cioè chissà come lo tengo questo. Chissà come, mio amico mio, mi ha fatto un mega offertone, eh. Sai che monitor è? Un Samsung, malappena, 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 ripeto, malappena curvo, però. E dai, è moderno. Cioè, per dirti, cioè, poi scassavo anche il joystick della 5 costa 70 euro, fra, non so. Dopo non streamavo per circa, penso, 7-8 mesi o anni, addirittura no, anni no. Quindi, però. Un segreto! Un segreto! Allora, quando senti la musichetta, sta a significare che ho trovato un segreto. Ora, i segreti. Allora, nel primo Tomb Raider, se prendi tutti i segreti, non succede niente. È una soddisfazione personale, giusto perché ti vogliono far felici, no? I creatori dicono, oddio, è finito. Cioè, non ti dicono, non, anzi, non ti compri, non dicono neanche complimenti, non se ne fottono. Se prendi tutti i segreti nel primo. Nel secondo, te li totalizza alla fine. Cioè, che ne hai presi tipo, io ne ho presi 53 su 63, quindi 13 mancanti. Nel terzo se li prendi tutti dal livello bonus. Nel quarto, boh. No, non si fa, bro. Esco assumati. Esco scu, esco scu, esco scu. Oh, beh, belli questi vasi, mo li scicca assieme, ci guenti. Oddio, l'allarme di. Oddio, sento l'identica. Cioè, la stessa allarme di della notte di giudizio. Ma che cazzo vuole sto coso di merda? Fanculo. Niente, praticamente. Addirittura il veleno. Ma che è sta roba, bro? Ma chi è?
Sì, vabbè, ho sprecato anche il kit. Allora, ti spiego la difficoltà del gioco in questione, Brady. Praticamente, in questo gioco, cosa devi fare? Devi stare attento. Ah, premessa, faccio direttamente una premessa. In Tomb Raider 3, per versione PS1, è una challenge. Cioè, tu non devi. Cioè, durante il gioco raccogli questi cristalli, letteralmente cristalli, non come quelli di Crash del potere, ma simili. Li raccogli dentro i livelli, messi un po' sparsi durante il livello. Tu comunque una volta. Questo però è del terzo. Tu una volta che li prendi li accumuli, ok? Se li sprechi tutti non puoi salvare più la partita perché quei cristalli ti permettono di salvare i tuoi progressi. Dove stai, stai? È solo nel 3. Perché non so, lo fecero forse, boh, per cazzeggio, non lo so, per dare fastidio magari. Perché è stata una cosa molto molto frustrante. Cioè, veramente tu muori, cioè, oh, mamma mia. Cioè, perché tra l'altro i comandi sono legnosi, qua devi stare attento sui salti, devi pigiare bene, devi essere sicuro di te stesso, devi prendere la mira nei salti. Il 3 no, è una tortura e anche il 2, però il primo mi è piaciuto. Lì i salvataggi, perché per ogni Tomb Raider ora che ci pensi i salvataggi sono differenti. No, fra, stavo a sparare il vaso che poi mi dava. Dopo mi poteva. Cioè, mi ha dato. Non so se hai visto. Le varie munizioni, i vari kit. Comunque, è roba del 1900. Io non l'ho mai giocato perché sono nato nel 2001. Quindi. È roba del 1996. No, dal 96 in poi hanno fatto la saga di Tomb Raider. Cioè, questa saga qui. Che uscì per il PC. E la gente preferisce giustamente giocarlo su PC, ovviamente. Mannaggia. Ah, comunque volevo spiegare cosa era successo ieri, ma vabbè, ma sti cazzi, chi se ne fotte? Vabbè, lo dico giusto perché è il titolo della live. Ma ce l'ho detto all'inizio live, parlando tra me e me. Niente, in pratica, ieri su Tekken mi hanno retrocesso ben 2 volte. Dalla rabbia perché stavo incazzato, ho dato un cazzotto sul controller, ma non questo qua, questa non è la vittima sta dall'altra parte, e ho dato questo cazzotto da Super Saiyan, super incazzato, tanto alla fine non è che chissà che forza ho usato, chissà che forza c'ho. E niente, sono incazzato, ho chiuso la live, ho mandato tutto a fanculo e l'ho chiuso, cioè questo è successo alla fine, cioè la clip l'ho caricata. L'ho caricata perché fa troppo ridere a un certo punto. Sincero, fa schiattare le risate. Mi è arrivato un messaggio da mio bro, ho letto una cosa che non mi piace, ho letto una cosa che non mi gusta. Non mi gusta. No, io ci metto tanto tempo a fare le parti in Tomb Raider. Uno perché sono fissato, voglio cercare almeno di perché non ho mai finito un Tomb Raider al 100%. Non ho mai preso tutti i segreti e penso che questo qua era l'unico. Però ora che ci penso, che cazzo lo prendo a fare quel segreto che sta lì? Anche perché comunque alla fine io ne ho dimenticato già uno che ho visto però non riuscivo a prendere. Quindi ci si veda, ci si veda. Che cazzo è qua? I scorpioni, no, questi mordono e ti avvelenano, sti pezzi di merda. Pezzi di cacca. Ok. Questi qua sono bengala. Servono per illuminare il sentiero. Un sentiero buio, ovviamente. Grande Minex che caccia fuori ste perle. Meglio di un tutorial. Allora. Un tempio? Un tempio di merda proprio. Tempio di merda. Vabbè, qua. No, pezzi di merda. Pezzi di merda. Dove cazzo sono? Dove merda stanno sti cessi? Li uccido, li squarto. Li devasto. Che cazzo stanno? Sento le zampine di merda.
senza birra in merda. Proprietario, ma come? Scusa, chi ci dovrebbe stare lì? Ma perché tu giustamente devi fare tutto il giro della Madonna. Qua effettivamente non c'è niente, non continua niente. Niente, dove sono venuto, scusa. Ah, da qua. Scusa, è qua schifo. Ah, ma che cazzo? Ah, ma cosa c'è l'esplicenza? Ah, brutico, scusami, cazzo, io ci sono arrivato ora, mamma, che come cazzo sto. Ah, ma quindi, cioè, è la stessa strada del tempio. Io sono preso la... Sbaglio, ho preso la strada del tempio. Aspetta un secondo, ma che è? Sono le 9:10, mi sto pure mi fucile. E il tempio dov'è, scusa? No, allora. Volevo capire chi c'era nell'altro tempio in realtà. Ok, allora, facciamo così. Io mi esploro quella parte là, però secondo me non c'è un cazzo. Però salvo, mi metto qua. So già che tanto mi scorderò. Metto qua. E devo esplorare questa parte qua. Devo continuare a esplorare perché ho visto tutti gli arrampicare lì, poi ci sono gli arrampicanti. Allora, salva. Ok. Esco. Purtroppo è sabato, devo chiudere alle 9. Bella a tutti coloro che sono passati. Bella appunto per Trimpage 02. Grazie per essere passato. Non recuperarti Tomb Raider. Io chiudo qui la live. Ci pensiamo. Penso che ci becchiamo o domani o lunedì. Dipende da come sto adesso. Dipende. Però solitamente la domenica porto il gameplay puro, cioè senza quelle parti di camera, senza audio, così proprio, perché secondo me è l'unico modo per recuperare più in fretta i titoli. Comunque domani o porto un gameplay pure, oppure porto un gameplay pure però tra Demon Souls e Tomb Raider, oppure solo Demon Souls, devo vedere. E io chiudo qui, però comunque se viene qualcuno, interagisco tramite il telefono, tramite il computer, rispondo sempre nella chat, bella. Chiedo scusa per la live di ieri, che non ho chiesto scusa, perché non è bello che uno passa e vedo uno che distrugge il controller, cioè non è bello, quindi io chiedo umilmente scusa a coloro comunque che hanno visto la clip, anche se secondo me non l'ha visto nessuno. Vabbè, alla fine io per sicurezza chiedo scusa che ho dato quel pugno a quel controller. Ecco, questa è la cosa esplicita che ho raccontato effettivamente, sì, questo. Ecco cosa era successo di tanto esplicito nella nave, cioè proprio esplicitamente, cioè io ho preso, ho dato un cazzotto
Esatto, e siamo incazzato per fatti miei, ho dato il cazzotto a questo controller arcade mentre stavo giocando a Tekken, perché la retrocessione di due rank mi fa imbestialire un casino, mi salta mente sulle palle la retrocessione di ben due rank, mi sta su cazzo, quindi per questo ho buttato tutto in aria, volevo entrare nel gioco e uccidere Lars. E io per questo ho dovuto chiudere subito la live e mandare letteralmente tutto e tutti a fanculo. Però non era rivolto a nessuno, dato che sono così famoso su Twitch, mi devo chiedere ovviamente anche scusa, perché sono troppo swag, sono troppo amazing, sono troppo cool. La mia life amazing. No, devo muovere il culo, devo chiudere, perché altrimenti so cazzi miei. Zappone mi viene a piare sotto qua con la macchina, viene a prendere e dopo faccio tardi. Sono le 9:15, io devo chiudere assolutamente la live. Ringrazio comunque, ripeto, a tutti coloro che sono passati. Voglio bene, TDB, siete grandi, vi stimo. Se riuscite a passare, passate. Se non riuscite a passare non fa niente, mi uccido. E niente, questa cosa penso che chiudo la live, altrimenti qua Zappone mi viene a sparare in live. Zappone è il mio amico che dovrebbe venire alle 9:30 a prendermi sotto casa per poi scendere e andare a fare i cazzoni in mezzo alla strada con altri cazzoni. Bella, 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 grande, grandissimo Minex, sempre nei cuori, Holly Minex, seguite Minex, Holly Minex, Minex64. Lo streamer gamer più scombinato al mondo, che gioca anche con una mano quando sta scombinato. La One Head Challenge. Qui, Holly Minex, One Head Challenge. Quando sta scombinato, fai il culo su Tekken. Bella.